Tra le eccellenze delle Marche Dubai c'è anche una scuola, l'Istituto Galilei di Iesi, si trova infatti all'Expo per un evento al quale hanno preso parte 800 giovani scienziati da più di 30 paesi provenienti da tutto il mondo. Ieri mattina la delegazione istituzionale della Regione Marche, guidata dal vicepresidente Mirko Carloni e alla quale si sono uniti anche l'assessore al bilancio Guido Castelli ed il consigliere regionale Carlo Ciccoli, ha fatto visita agli studenti per vedere le quattro progettualità nei settori chimico e ambientale, selezionate nell'ambito di un concorso accreditato dal MIUR e denominato I Giovani e le Scienze. Il Galilei era presente con 12 studenti accompagnati dal dirigente e due professori, diversi poi gli appuntamenti proposti dalle aziende marchigiane che partecipano all'Expo. Il presidente Acquaroli ha voluto assegnare un ruolo strategico alla proposta turistica delle Marche, una regione bellissima, meravigliosa, ma che ancora fa registrare, questo è il dato degli anni scorsi, una presenza turistica prevalentemente nazionale e domestica. Siamo a Dubai per questo, stiamo sviluppando un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione che ha prevalentemente questo scopo, quello di realizzare politiche integrate perché il turista del mondo possa incrociare il destino delle Marche. Da questo punto di vista molte sono le suggestioni su cui stiamo lavorando in tutte le latitudini del mondo, ma quel che è più importante è estrarre la massima percentuale di valore economico da questa campagna promozionale per le Marche. Questo vuol dire unire anche la bellezza con il prodotto. Da questo punto di vista Tipicità è per l'appunto una di quelle associazioni che ha lo scopo di interpretare e declinare proprio quella che è una proposta articolata che crea turismo e crea prodotto interno lordo. La settimana delle Marche all'Expo sta confermando le alte potenzialità della regione in ambito internazionale. Portiamo a Dubai, ha sottolineato il vicepresidente, l'eccellenza delle Marche con il nostro nuovo brand Land of Excellence. I prodotti proposti dalle nostre aziende dimostrano che siamo una regione che fa dell'innovazione e della sostenibilità il proprio credo a livello trasversale in tutti i settori, grazie alla capacità di coniugare la tecnologia più avanzata con la tradizione che appartiene ai nostri imprenditori. Tra loro anche Valerio Placidi di Grottini Lab, un'azienda con sede a Porto Recanati che crea ed elabora dati per aiutare le persone a prendere decisioni in maniera più accurata a seconda della tipologia di azienda e dei risultati che si vogliono raggiungere. Noi siamo qui come partner del progetto Trust e proprio per questo io ci tengo a ringraziare la Regione Marche che ci ha permesso di organizzare questa missione, così come l'Università di Macerata e tutti i partner del progetto con i quali stiamo cercando di costruire qualcosa insieme. Questo è stato uno dei messaggi che abbiamo cercato di mandare. Costruire qualcosa insieme significa costruirlo insieme, significa fare squadra, perché soltanto così riusciamo ad essere più grandi, soltanto così riusciamo ad essere più competitivi e ad andare su tutti i mercati del mondo. Presente ieri anche Stefano Parcaroli di Med Group Holding, il polo dell'innovazione. In questo contesto abbiamo presentato un concetto a nostro avviso innovativo, che è quello di Figiverse, che è un mix tra mondo fisico e mondo digitale, quindi non tanto metaverse come ricostruzione di mondi virtuali, ma visto che viviamo in un mondo bellissimo, la nostra Italia lo è ancora di più, e visto che abbiamo molta storia, molta cultura e grandissimi atenei che ci possono permettere di creare contenuti molto innovativi e di grandissimo prestigio, noi parliamo di una realtà virtuale basata sulla realtà reale come ricostruzione della realtà reale nella quale andare ad aggiungere poi tutti i contenuti, tutti i servizi del mondo digitale.